Nel video di oggi vi porteremo dietro le quinte per scoprire le sorprendenti dichiarazioni rilasciate dalle Volta Pagina, il noto trio di ex campionesse del quiz show Reazione a Catena. Prima di entrare nel vivo della storia, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati con le ultime news. Le ragazze ci raccontano la loro esperienza dietro le telecamere e svelano dettagli inediti sui momenti trascorsi con il conduttore Pino Insegno, descrivendo un lato di lui che in pochi conoscevano. Le Volta Pagina, dopo aver accumulato un bottino di 8.000 euro e vissuto settimane di emozioni tra tensione e gioia, hanno deciso di lasciare il programma, una scelta che ha sorpreso migliaia di fan. Prima di partecipare, ammettono di nutrire qualche riserva nei confronti di Pino Insegno, basata su impressioni mediatiche. Eppure, durante il programma, si sono dovute ricredere. Siamo arrivate con qualche pregiudizio, raccontano, ma Pino si è rivelato di una grandissima umanità. A differenza di molti conduttori, infatti, Pino non ha mai passato il tempo rinchiuso in camerino, ma ha scelto di stare con loro, dimostrando una gentilezza e una professionalità fuori dal comune. Non solo la trasmissione, ma anche la città di Napoli ha lasciato un segno indelebile nel cuore delle concorrenti. Accolte dal calore napoletano, le ragazze raccontano con emozione piccoli gesti come l'offerta di cornetti e l'affetto dimostrato dai passanti che le fermavano per strada. Per Rosa, già dai primi giorni in città, Napoli si è rivelata un luogo speciale, fatto di sorrisi e gesti spontanei. Anna Laura ricorda Napoli non solo per l'esperienza televisiva, ma per il calore umano che ha ricevuto e che ha reso il soggiorno indimenticabile. Anche Antonella descrive l'abbraccio collettivo della città come un'esperienza che è andata oltre il semplice gioco. È stato un viaggio tra persone autentiche, pronte a donare affetto e incoraggiamento. Nonostante la grande vittoria, le Volta Pagina hanno infine scelto di tornare alla loro quotidianità, sentendo che era giunto il momento di riabbracciare le loro vite e i loro affetti. E voi cosa ne pensate delle Volta Pagina? Lasciateci un commento qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video e le ultime novità.